Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Pires Eleonora della redazione Eco Reporters, Quinta B di Olmedo. Oggi andiamo tra le vie di Olmedo per scoprire di più sulla raccolta differenziata. Buongiorno, come si chiama? Giovanna Cherchi. Quanti anni ha? 54. Ha sempre vissuto qui ad Olmedo? Io veramente vivo ad Alghero, lavoro qui ad Olmedo. Anna? Quanti anni ha? 67. Ha sempre vissuto qui ad Olmedo? No, di solito vivo con mio marito 6 mesi all'anno qua da quando sono andata in pensione. Come si chiama? Costantino. Quanti anni ha? 66. Ha sempre vissuto qui ad Olmedo? No, solo quando ero giovane. E abitava nel centro abitato o in campagna? Nel centro storico. Lei riesce a differenziare correttamente i rifiuti in casa sua o ha qualche difficoltà? No, devo dire che ci riesco a differenziare. Lei riesce a differenziare correttamente i rifiuti in casa sua o ha qualche difficoltà? Abbastanza bene, sì. Sì, riesco a differenziare. Cerco di differenziarli correttamente, sono già stata abituata anche nella città dove vivo a fare la raccolta differenziata da molti anni. Certamente, sto sempre attento a dividere le varie componenti di qualsiasi oggetto io butti nella differenziata. Come ti chiami? Rita. Quanti anni ha? 48. Ha sempre vissuto qui a Olmedo? Sì. Lei riesce a differenziare correttamente i rifiuti in casa sua, ha qualche difficoltà? Diciamo riesco. Cambierebbe qualcosa nel sistema di raccolta? Magari raccoglierei l'umido un po' più spesso. Cambierebbe qualcosa nel sistema di raccolta? Ma darei più colore alle, per identificare meglio e per differenziare meglio, più colore ai bidoni. Aggiornare il calendario, per esempio, il problema principale, ho visto che quasi tutte le famiglie sono i resti alimentari, come per esempio i resti dei crostacei, le cozze, queste cose qua, che giustamente se non viene ritirata possono rimanere in casa, quindi cattivi odori, bisogna avere un posto per poterli custodire, per poterli mettere, insomma. No, ho visto che in altri comuni la plastica e l'alluminio vengono conferiti insieme, qui invece si tende a separarli, quindi non so quale sia la forma giusta, la nostra piuttosto che quella di altri comuni. Cambierebbe qualcosa del sistema di raccolta? No, mi piace, la raccolta porta a porta è molto utile, anche se trovo che nei centri urbani, tipo il paese, sarebbe utile dei vari contenitori, nel senso che se uno prende una bottiglia d'acqua di plastica al supermercato e se la beve, deve avere la possibilità di trovare comodo un bidoncino della plastica dove posare. Le cambierebbe qualcosa nel sistema di raccolta? Ma mi sembra che così come è strutturato per adesso vada abbastanza bene. Lei mette in atto comportamenti ecologici per produrre meno rifiuti in casa sua? Faccio tutto il possibile, sì. I contenitori di plastica più grandi li usiamo per cominciare a riempirli con i rifiuti di plastica dello stesso materiale più piccoli. Produco, diciamo, il minimo indispensabile di spazzatura. Quando posso evito di comprare cose che poi siano destinate alla discarica. Lei mette in atto comportamenti ecologici per produrre meno rifiuti in casa sua? Provo a fare le cose giuste, cerco di non sbagliare il più possibile. Sì, anche perché mia moglie è molto attenta a queste cose. Le cose prima di finire, insomma, nella mondezza vengono più volte utilizzate, se si può fare. Diciamo che mio figlio è creativo, riesce ad usare e fare delle cose. E si costruisce delle casette, delle macchinette, delle cose, anche con le bottiglie di plastica. È inventivo. Quando lei era giovane, come smaltiva i rifiuti? Veniva buttato tutto insieme, tutto quello che capitava, era un'unica pattumiera, si metteva tutto lì dentro e poi si buttava nel cassonetto. Nell'unico modo possibile, in una busta unica dove c'era tutto quello che era lo scarto della giornata. E ai miei tempi, quando vivevo ad Alghero, passava un giovanotto con la trombetta e ci avvisava di portare giù la spazzatura. Non c'era una coscienza per quanto riguarda la protezione del nostro territorio. Oggi finalmente esistono delle forme che
con il sistema educativo sia delle scuole sia dei governi che ci guidano riusciamo a tenere con questo sistema, avere più protezione per la nostra terra e per i nostri posti che sono incantevoli. Da giovanissima c'era la raccolta porta a porta con l'operatore ecologico che ce la veniva a prendere a porta a porta. Poi le cose sono cambiate, hanno cominciato a mettere i contenitori per i rifiuti per la strada, però allora non era differenziata, la raccolta era unica. Poi piano piano negli anni si sono evoluti. E non c'era quello che c'è oggi, quindi c'erano i vecchi cassonetti e quindi si metteva un po' tutto insieme. Dove buttava gli avanzi di cibo? Gli avanzi di cibo tutto insieme, tutto nel cassonetto dell'indifferenziato. Non c'era nessun tipo di differenziazione, quindi si buttava via tutto insieme. C'erano gli animali e quindi si smaltivano di più dando gli animali perché vivendo in campagna, più così, altrimenti si metteva tutto insieme nei vecchi cassonetti. Lo stesso. Dove butta gli avanzi di cibo? Questo dovresti chiedere a mia moglie però, sono in difficoltà lei. Grazie. Ciao, grazie. Abbiamo due compostaggi in campagna e li buttiamo lì in attesa che facciano concime per i nostri alberi da frutto. Cibo. Gli avanzi di cibo, con quello che avanza ci facciamo le polpette. La carne cotta avanzata la rosoliamo con la cipolla, la usiamo in un altro modo, con le olive, non si butta via niente. Grazie. Prego.